La settimana scorsa, dopo l'uscita della prima puntata di Millennials, sono andato a prendere mia figlia a scuola e mentre la vedo arrivare sento una mano che mi tocca ripetutamente la spalla. A me queste cose mi fanno impazzire, mi danno proprio, mi urtano ai nervi e quindi sono tentato di girarmi e dargli un cazzotto in faccia. Ma poi penso, ehi, calma ragazzo, che cazzo ti credi di essere, mo? Il papa? No, ormai sono cambiato, non sono più quell'uomo di prima. Quindi mi giro con una certa eleganza e dico, prego mi dica buon uomo. Andrea, guarda, mi permetto di chiamarti così perché è come se fossimo amici, ti faccio complimenti per il nuovo format, veramente bravo. Mia figlia mi sorride e così anche il futuro. Sento il sole in faccia, sono un uomo nuovo. Così lo ringrazio e salgo in macchina, convinto che con un solo video ho cancellato tutto il passato. Siamo davanti all'ascensore, quando però mia figlia si volta verso sua madre e dice: mamma, mamma, guarda come twerco. Poi, girandosi verso di me, mi dice: papà, lo facciamo assieme? L'ho visto in un video dei Me contro te. Cioè, mia figlia ha 5 anni e mi sta dicendo in faccia, così senza neanche preavviso, che twerk. In quel momento, raga, mi si è gelato il sangue. Però così, su due piedi, l'ho assecondata, anche perché sennò rischiavo che poi passava per un divieto e questa me lo fa alle spalle queste cose qua. Voi è peggio, no? Ecco papà, allora ti devi mettere un po' come quando fai la cacca in giro, quella lì è la posizione, poi metti il culetto un po' più in su e poi lo muovi su e giù, cioè... Vi rendete conto di quello che prova una donna? E attenzione, lunge da me voler fare il bigotto, anzi ho sempre fatto tutt'altro. Però qua non è che lo stanno facendo in discoteca per flirtare con qualcuno. Cioè queste le fanno a casa loro, su Instagram, da sole, con lo stendino, la mamma dietro che passa. Quanto deve essere umiliante fare questa cosa da sola a casa. Eppure è pieno di questi tipi di contenuti su Instagram. Sapete perché? Perché funzionano, ragazzi. Perché questa è l'immagine che abbiamo creato della donna. Abbiamo. Ho creato. Amore mio, tu devi sapere che la colpa di tutto questo, modestamente, di tuo papà. Io sono stato il primo in Italia a fare dei numeri e a guadagnarci con questa immagine della donna. Pensa, amore mio, che addirittura io ci ho fatto un partito che in un mese ha fatto 496 milioni di visualizzazioni nelle storie di Instagram. E sai perché, amore mio? Perché era incentrato sulla figa. Se da un lato le donne fanno i video mentre twerkano o le foto da porco, a noi uomini tocca fare molto, ma molto di peggio. Tipo Riccione, per dire. Ed è per questo che la storia del pancio, così come quella dell'influencer di fitness, è il manifesto della resa della mia generazione al mondo di merda che ci hanno lasciato i nostri genitori. Sì, perché cioè i nostri genitori hanno creato una società che non sanno più gestire, che gli è scappato di mano. Infatti nessuno di noi va a chiedere consigli a suo papà sul lavoro, anche perché poverino, che cazzo ne può capire mio padre. Ricordo una volta nel 2014 che mio padre chiese 500 euro per sponsorizzare una serie di video su Facebook e lui non c'è stato modo, perché non si fidava. Mettere i soldi su internet, sponsorizzare, Andrea, ma che richiesta? Tu, a te ti servono per la droga sti soldi qua. Infatti glielo ho dovuti chiedere come regalo di Natale. E tuttora, che si fida perché ha visto i risultati, non se lo spiega come cazzo è possibile che guarda. Ma io, oltre ad aver creato il pancio, ho fatto molto molto peggio. Cioè ho trasgredito le uniche due regole non scritte che abbiamo noi millenni. Cioè non fare figli, anche perché parliamoci chiaro, i figli li fai se stai molto bene economicamente, se sei egoista e hai bisogno di paternità, oppure per errore, cioè non c'è, se no ti fai un cane, compagno. Cioè se chiedo a qualsiasi mio coetaneo che non ha figli se pensa di farne uno, questo mi dice: ma che cazzo dici, Andrea, con sto mondo qua che c'è, ma sei scemo. E ha ragione, ragazzi. E poi c'è la seconda regola che ci siamo dati, cioè non andare a votare finché c'è questa classe dirigente dei nostri genitori, diciamo. Ma perché proprio non ha senso andare a votare nel 2020 con questi qua che vedono ancora la canapa come una droga e il petrolio come una risorsa. Ma d'altronde questi qua hanno messo uno dove c'era SmackDown come presidente degli Stati Uniti. Cioè è anche inutile che ti incazzi e ti metti a discutere con gente così. Sono carini. Ahimè, l'unico modo sarebbe quello di fare una rivoluzione e spazzare via in un solo colpo tutta l'attuale classe dirigente. Io però, raga, ormai una figlia l'ho fatta e sto pure bene economicamente, anche perché sono riuscito a metterla in culo al sistema un po' prima di tanti altri miei coetanei. Quindi a me sta storia della rivoluzione, sinceramente, cioè non mi conviene. Ma poi tra l'altro, cioè, ma voi ci vedete noi millennials andare a fare una guerra? Raga, ma noi non abbiamo fatto neanche il servizio di leva. Sì, abbiamo giocato a Call of Duty, ma che cazzo ce lo spiega come si fa la guerra? A Ranzulla con i suoi tutorial. Per tutti questi motivi preferisco fare una patente del web, perché nonostante tutto mi sento in dovere nei confronti di mia figlia di tracciare una strada assieme ai miei ospiti per farla vivere al meglio, almeno prima che tutto questo finisca, perché noi millennials lo sappiamo che prima o poi tutto questo finisce. Signori, bentornati a The Millennials, il primo programma di Andrea Panciroli senza il pancio. Oggi intervistiamo la suicidieri più forte d'Italia, una ragazza che ha vissuto nelle case popolari, che ha fatto rap, trap, che ha trollato mezza Italia, ma soprattutto, amore mio, che twerka da Dio. Fishball! Ciao a tutti! Ciao!
E ti faccio un bacio a mano. No, adesso è così. È proprio da. Che swag. Gang. Che mi hai fatto impazzire questo gang per messaggio. Ci sto. Me lo spiega allora? Cosa, il gang? Sì, a quelli della mia età che veramente. Tipo un intercalare. Tipo, se tu mi dai il numero di telefono, è gang. Sì, gang. E se non me lo dai? Gang. Ah, proprio cambia. Tipo, sì. Tipo il. Bari, dipende, no? Da come lo dici. Esatto. Ma ti voglio chiedere una cosa, figlio, ma perché? Cioè, io quando ero giovane, quando dovevamo fare il dito medio, cioè lo alzavamo proprio bello dritto. Come mai adesso fanno tutte più così o così? Boh, io sai che non riesco, c'ho tipo i tendini, vedi che non riesco a sollevare bene. Ma tu le sai fare quelle mossette che fanno con le mani? No, ma comunque se li fai in America ti sparano tipo. Ma è sempre civile in America tra l'altro. Ma perché sono cose di gang che magari non puoi fare in certi posti perché dicono ah sei di quelli, bam. Seguiamo l'America. Ascolta, noi dovremmo iniziare con un prank, però io volevo fare questa postilla. Perché cercare un prank con te, cioè è impossibile. Dunque, io non so se è colpa tua o di social boom, però tu hai detto una marea di cioè hai fatto una marea di troll. Sì, perché è divertente. Posso percorrerne qualcuno che certo. Ci volevo tirare via? Te secca, sì o no? Sì, sì. Fishball diventa trans. Sì. Ma ci hanno creduto? Ma allora, praticamente è partito tutto dal fatto che mi prendevano in giro per quanto riguarda la mia voce, no? Perché è una voce molto scura, comunque molto profonda. Un giorno mi sono rotta i coglioni perché comunque qualsiasi cosa tu dici sui social network, cioè la gente lo deve prendere tipo così, perché potrebbe essere una cazzata come una cosa vera, come. Ma dato che il pubblico dei miei hater ha un quoziente intellettivo di una pianta grassa, diciamo, ho detto boh, mo mi metto a dire tutte stronzate, tipo cose inimmaginabili. E niente, siccome facevano sta roba qua della voce, ho detto c'è la voce tipo nuova, e ho iniziato a dire perché sono un uomo. Così. Quindi, allora, questa la scartiamo, però ci hanno creduto, secondo te? Ma voglia che ci hanno, ma io l'ho portata avanti per mesi. Ah, per mesi? Ma poi mi sono inventata cose assurde, tipo che prima ero un uomo, che ho cambiato sesso, che poi volevo riattaccarmi il cazzo, diciamo. Poi però ero diventata lesbica. Sì. Violetto l'hai detta. Sì. Poi ho letto, Fishball è incinta. Questa quando l'hai detta? Boh, l'ho detta più di una volta. Ma prima o dopo che hai detto che è diventato un uomo? No, per capire. Dopo. E la gente lì mi ha detto, ma non così. Eri un uomo. Sì. No, poi leggo ancora, Fishball a letto con 6ix9ine. Penso di averlo pronunciato bene. No. Fishball risponde a Lil Pump. No, risponde, no. Cioè aveva successo un casino? Più o meno. Fishball insulta le influencer di fitness. No, queste sono tutte cazzate del social boom. Fishball le esce alla guardia di finanza. Neanche quello, sono tutti clip bite suoi. Comunque salutiamo gli amici della guardia di finanza che magari ci guardano da casa. Veramente. Comunque, io e te abbiamo fatto questo prank. Tu vedrai che inizieranno a taggarmi dappertutto per questa cosa qua, sicuro. Gang. È gang. Allora, finalmente posso annunciare a tutti che farò parte ufficialmente di Litago. La notizia è rimasta. Social Boost sta già preparando il video, secondo me. Madonna, quello è tipo così Montgomery Bars, eccellente, cioè presente con quello smalto nero. Mi vedrete su canale 5 nei prossimi giorni. Nelle prossime settimane. Nelle prossime gang. Lo pubblico? Vai. Prima dopo che succederà il panico. Ok. C'è? Sì. Allora, metti il telefono aereo. Lo condivido anche nelle storie, aspetta. Ma con Social Boom, che secondo me sta già preparando, come dicevo, il video. Cosa? C'è amicizia. Vabbè, vive un po' della vita di tutti, mi sa. Cosa gli vorresti dire? Boh, deve farsi un pacco de. Però anche un po' gang, dai, alla fine. Cioè, è un gioco delle parti. Vabbè, lui fa il suo. Cioè, alla fine non fa nient'altro che ripostare le cose che succedono, però la cosa che è un po'. Diciamo un po' così è che mette quei titoli clickbait. Leggermente, dai, non esagera. No, di bello. No, scherzo. Cioè, è che la gente poi magari, appunto perché c'è un tipo di pubblico che magari è un po', diciamo, non tanto sveglio, che magari ci crede pure, poi ti vengono a scrivere, ah, tu così. Ma io penso che sia un problema proprio dell'informazione di oggi, cioè che la maggior parte di noi legge il titolo. Esatto, e non ascolta bene, non legge bene. Non gli interessa la notizia. Sì. Comunque, parliamo di te. Partiamo dall'inizio. Ok. Io ti dico, personalmente ho iniziato a farmi i tatuaggi, prima l'ho fatto a 16 anni, però ho iniziato a darci valore ai tatuaggi a 27, quindi tardi, cioè non dico che tanti me li toglierei, ma quasi. Ma tu non avevi un tatuaggio anche qua? Ah, certo. Questo? Ma questo tatuaggio qua, ho letto, se non mi sbaglio, che è
di, non bestemmiare, stai molto attento a quello che dici. Delle anime. Eh sì. Ed è di un personaggio delle anime che, diciamo, era un pochino odiato nel suo, nella sua città natale. Sì, Gaara del deserto. Ma a chi è dedicato? A cosa? Eh no, perché mi rappresenta molto comunque. Cazzo, me lo immagino, se te lo sei tatuato in faccia. Sì. No, però dico a chi è dedicato, cioè diciamo più al Friuli o più alla Sardegna o più... Ma no, in generale, cioè uno deve conoscerla pure, la storia di Gaara è abbastanza complessa. È una persona che ha sofferto molto, comunque è si tatua sta roba in faccia perché tipo è convinto che da quel momento potrà provare amore solo per se stesso. E poi vabbè cambia tutto, cioè nel senso che diventa una brava persona, diventa tipo... il Kazekage, si spacca. Vabbè, Naruto è un capolavoro pure. Quanto guadagna però una Suicide Girl? No, cazzo. No, non si guadagna con Suicide Girl, lo fai perché è swag, non perché ci guadagni soldi. E però dopo diciamo che non ci sono dei guadagni collaterali? Bisogna fare attenzione alle persone che magari ti dicono determinate cose. Le ragazzine sono anche un po' più ingenue. Come ci hanno provato quando ero più piccola, io sono sempre stata una testa di cazzo. Infatti mi veniva da chiedere di raccontarmelo una sera. Hanno provato ad adescarmi con foto, cose, magari fai le foto e magari il fotografo era un pervertito. Il punto è che io sono proprio una testa di cazzo. Io ho lavorato con peggiori fotografi in Italia e nessuno si è mai permesso di neanche toccarmi con un dito. Altre ragazze magari gli hanno rotto i coglioni, ma perché io comunque, insomma, anche mettere molto a disagio le persone se non mi trovo bene in una situazione. Cioè uno dice, ah ma le foto sono delle foto. Istigare una ragazzina di 16 anni a scoparsi un vecchio di 70 anni per 2000 euro è istigazione alla prostituzione, secondo certo. me. Certo. Capisci quello che ti voglio quando dire? Quando è che hai capito, diciamo, non eri bella a Valle d'Oria, ma potevi essere considerata una bellissima ragazza in tutta Italia? Cioè c'è un momento in cui hai fatto questo switch nel tuo cervello? Non l'ho mai fatto questo switch nel mio cervello. No? No. Beh, però sei iniziato a fare Suicide Girl. Io ho fatto Suicide Girl perché mi piaceva come, diciamo, come messaggio comunque, perché è tipo una cosa che promuove quelle donne che magari non fa distinzioni se una tipa è grassa, magra, c'ha tatuaggi, non ce li ha, perché sfatiamo il mito, non bisogna avere tatuaggi per far parte delle Suicide Girl, non è vero? Io questo non sapevo. Eh no, le prendono qualsiasi tipo di ragazza, ma anche magari ragazze che sono molto molto in carne, che magari molto in carne per dirti, le prendono, cioè le tipe si beccano in tutto il mondo. Io ho imparato 4 lingue per Suicide Girl, prima non parlavo manco l'italiano, ora parlo spagnolo, portoghese, inglese. E quanto hai girato? Parecchio, tutto Sud America, però per queste cose di Suicide Girl, perché le ragazze fanno tipo dei meeting, diciamo delle riunioni dove si beccano tutte, stai lì 2-3 settimane con le altre tipe. Ma in tutto questo, al tuo primo shot che hai fatto con le Suicide Girl, cosa è successo nella a Sassari? Il caos, chiunque, cioè lì sanno anche a che ora fai la cacca, cioè al mio paese. Lo sanno prima di te che cosa devi fare ancora. E cosa hai percepito? Cioè perché hai dovuto cambiare casa? Disagio, cioè ti puoi immaginare tutti che cazzo hai fatto? Secondo te a distanza di tempo si sono... Le stesse tipe che mi davano della P e mo mi dicono che mi conoscono, quindi... Comunque io ho mandato un mio inviato a Valle d'Oria, a Sassari. No Gesù Cristo, ma veramente? Sì. Oh Gesù. Per sentire cosa pensano, diciamo, di te okay. e le persone di Valle d'Oria. Questo lo faccio vedere. Oh madonna. Clicca play lì sopra. Oh cazzo. Ciao Andre, oggi siamo a Valle d'Oria, in provincia di Sassari, nella città natale di Fishball. E ci sono dei ragazzi che vorrei intervistare proprio per chiedere se conoscono Fishball. Ciao, ti chiami? Ciao, io sono Daniele. Tu? Andrea, Fresa Bullon. Vabbè, conoscete Fishball? Certo che la conosco, era qua nel quartiere da piccolini, lei era una bravissima ragazza, poi a un certo punto ha iniziato a tatuarla e ha finito brava la pelle. Brava ragazza, quella lo sappiamo tutti cosa faceva per vivere, però spacciava, spacciava no. la droga, parlavi male di chi? No, non stavo parlando male. Vorrei la prima suicide girl, perché... Ma sì, cosa? Che lavoro è? Cos'è il tornitore? Che lavoro è? La suicide girl, far vedere le foto della... I ragazzini arrapati, che ma lavoro no, è? No, è che fa la modella alternativa. Ma alternativa a cosa? Ad andare a lavorare? Stai sul tornio, voglio vedere. Ma te la vorresti la figlia così, tatuata in faccia, così sei sicura che non ti assumono mai a lavorare sul tornio 12 ore? Ma magari sei tatuata in faccia perché era depressa che non è stata assunta là da te. E poi mo fa la cantante. Sì, ma mi immagino, belle canzoni di merda che fa questa qua. Fa le cantante. Fai una foto mentre lavoro sul tornio 12 ore, vedi quanti like che prendi. No, la cantante, allora aveva più di a spacciare, perché voi che li date il potere, voi siete peggio e l'Italia è una merda per quello, perché questa qua e la gente non arriva a fine mese, capito?
Bartaccioso. Vabbè, questo ovviamente era uno comunque scherzo. Guarda, gli occhi di miei cugini. Ma veramente, secondo te c'è della gente che la pensa così? Ah, voglia, dappertutto. Comunque, Barlo sembra che si sia pippato il Monte Bianco. Non e so. Non è detto di no, sì, non lo so. Sta 3.000. Comunque, questo tuo vagare per le varie città, tu mi hai detto prima che comunque feste, sì. In giro, ho letto anche rave. Ma un bel po' che non ci vado più. Alle feste e rave? Entrambi, sì, diciamo. No, ai rave più che altro. Non ci comunque, chiunque ha avuto a che fare con quel mondo lì, ha avuto inevitabilmente anche a che fare con la polizia. Ok, sì. Poi tu essendo donna, maggior ragione. Ma mi hanno picchiato gli sbirri. Mi hanno passato una volta con dei manganelli a un rave in Slovenia. Perché sono arrivati e il rave era illegale. Sono arrivati con i manganelli e hanno iniziato a picchiare tutti. Ma c'è una volta in cui invece, visto che eri donna. Ma io non lo so perché, no. Ma io ho tipo una calamita per la guardia d'età. Cioè, da sempre. Prima perché c'avevo i dread, quindi in aeroporto mi controllavano sempre in mezzo ai dread per vedere se c'avevo robe. Beata te, io purtroppo sto messo così. Essendo un uomo, ho sempre pensato che io posso ridurmi a merda a qualsiasi tipo di festa, che al massimo i miei amici mi lasciavano lì a morire e il giorno dopo mi svegliavo. Tu invece che sei donna, cioè non c'è la preoccupazione che se ti sballi ti svegli il giorno dopo con tre bambini? Beh, è un pensiero un po' misogino, però è anche la verità purtroppo. Però più che altro perché evidentemente ci sono degli uomini che approfittano di questo tipo di situazioni. Capisci quello che ti voglio dire, no? Assolutamente. Io comunque mi è successo di svegliarmi con anche dei... Cioè, che stavo abbracciando un pollo in un campo di grano, per dirti. Era vivo? No, era un pollo surgelato. Beh, però è una bellissima figura da immaginarsi, Sì. Però, cioè, a me non è mai successo niente, assolutamente niente, anche perché i miei amici, cioè, mi stavano appresso se avevo problemi. Comunque non ti stacchi dal gruppo. Cioè, o chi ti lascia per terra è un infame, ma a prescindere. Dietro a ogni like che c'è su Instagram ci sono tre sessioni di autostima, te lo dico per esperienza personale questa cosa. Tu hai 1.900.000 fan su Instagram, quanti sanno che fai musica? No, cioè, adesso la domanda così è posta. Ma tu ci credi che adesso hanno iniziato a scomparire un po' gli haters, ho iniziato ad avere un pubblico che mi segue per la musica. Se ti vedi anche il numero di dislike su YouTube niente in confronto a prima. Ma quanto incide se questo rapporto qua con gli haters nella tua vita? Cioè, a me è sempre dato l'idea di una che non gliene fotti un cazzo. No. No? Non me ne frega più. Ah, non te ne frega niente? Sì. No, allora perché mi dici questa roba sui dislike? Perché all'inizio erano molti, soprattutto perché io ero la ex new rapper, perché facevo le foto nuda, quindi io non potevo fare la musica perché... No, io qua la mia domanda era, ma quanto ti è girato il culo? Perché mi sembra da vedere da fuori l'evoluzione di una persona che aveva qualcosa da dire, ma che ha dovuto usare degli escamotage. Allora, cioè, diciamo che io ho scoperto di fare musica, eccetera, eccetera, cioè di saper fare, poi no, perché poi ti dicono, no, tu non sai fare musica, tutte le solite stronzate che dice la gente, però che mi piaceva fare musica, mettiamola così, e ho iniziato con Cristina, dato che mi sono lasciata convincere anche un po' da, perché avevamo comunque lo stesso producer, eccetera, ma proviamo, magari sarebbe una roba figa fare un gruppo di tibe, in Italia, eccetera, eccetera. Che tra l'altro per me è stata fighissima come idea, a livello sì, soprattutto sì. Di marketing, è stata stavo, molto bella. Ci stavo, io non ce ne sputerei mai nel piatto che ho mangiato, non mi pento di aver fatto quel tipo di percorso con BSB, ma non era una cosa che io volevo fare dall'inizio. Infatti hanno sudato per farmi firmare il contratto, perché io comunque non volevo fare quella roba. Ah, già dall'inizio? Sì, sì, sì. E perché l'hai fatta? Perché mi sono fatta convincere. Anche perché avrei lasciato, cioè comunque Cristina la sua roba gliela scrivevo io. Cioè, avrei lasciato Cristina a casa, è una cosa comunque che io sono, cioè, rifarei volentieri. Cioè, nasce da un rapporto di amicizia, esatto. Che poi dopo ti sei sentita un pochino, esatto. Un po' come Menzuccio, anch'io. C'è stato, anche perché abbiamo fatto un tour di 45 date l'anno scorso, e farlo da sola sarebbe stata anche tosta, secondo me, adesso ho molto più esperienza sul palco. Vabbè, comunque ci fermiamo un attimo, pubblicità. Alexa, che tempo fa a Roma? Al momento, a Roma la... Basta con questi vecchi assistenti vocali. Da oggi in Calabria è arrivato Rosari, l'assistente vocale cristallo con incisione laser della Madonna con bambini. Divertiti recitando assieme al tuo nuovo assistente vocale le preghiere contenute all'interno. E se lo acquisti entro il 31 gennaio, gratis per te il remix di Osanna e di Don Giuseppe. Coraggio, provalo subito. Madre, ma mi hai spaccato tu. Funziona bene con tutti i tipi di pile, anche ricaricabili, oppure con il suo alimentatore di rete. E viene consegnato in una elegantissima scatola blu con interno in raso bianco. Rosario, ma tu lavori per la CIA? Tenere lontano dai bambini. Il prodotto non funziona dal venerdì santo fino a Pasqua. E eccoci qua.
Ascolta, tu un annetto fa, se non mi sbaglio, hai cancellato tutte le tue foto da Instagram. Sai che pensavo di perdere una cifra di follower, invece... Sono rimasti? Ma ne avrò persi, boh, 40.000 più o meno, però gli altri... A proposito di questa cosa, ho pensato di fare un gioco con te. Allora, il gioco è questo. Okay. Io ho 5 foto tue. Ok. Tu mi devi dire, a seconda della tua fanbase che ha capito il tuo passaggio alla musica, ok, ma che viene da un passato diverso che hai avuto, quali funzionano di più? Vabbè, ma lì dipende pure dagli algoritmi, Instagram è un casino, cioè io mi studio gli algoritmi. Non ne sono così convinto, perché seppure c'è l'algoritmo... No, ti dico, una delle ultime foto che ho messo, quella con i denti a punta, ha fatto 180.000 like a caso perché non ero in shadow ban, perché quel giorno lì quell'algoritmo andava bene, quindi il mio reach è alzato del 45%, per dirti. Vado? Sì. Allora, questa è la prima. Ok. Questa è una di quelle che ha fatto più like, però è vecchia anche questa, eh? Eh beh, oh, ma io mi impegno, io faccio ricerca quando faccio le cose, sì. Quindi questa secondo te da 1 a 5 quanto è arrivata? Questa qua quanti like ha? Sì. Ce ne ha 280.000 se non mi sbaglio. Ah, ma lo sai proprio? Eh sì, sembra che non mi ricordo le cose. Questo è il secondo posto. Poi abbiamo una che secondo me ha fatto malissimo alla tua fanpage. Mm. Questa. No, c'ha 123.000 like se non mi sbaglio adesso. Questa però è l'ultimo posto delle 5 che ho scelto. Ok. Perché probabilmente è fatta col fidanzato. Ma in realtà non è neanche poco. Cioè la percentuale comunque dei like miei può variare dai 100.000 ai... 200.000. Sì, però capisci che rispetto a questa, se la faccio vedere anche gli amici a casa. Sì. Comunque quella lì con Taxi ha fatto, cioè, molti più like delle foto che sto mettendo ultimamente. Ma perché comunque no, la gente mi ci segue pure, tipo Raimondo, Casa Pianello, allora, capito? Poi abbiamo questa. Allora, quella dovrebbe essere sui... Oh cazzo, l'ho messa un bel po' di tempo fa. Quindi non lo so, 160 tipo, se non mi sbaglio. Ah, cioè, non mi ricordo se è 160, ma questa si posiziona al terzo posto. Uh-huh. Quindi ne ha, secondo me, o sicuramente 180 forse, boh. Quella 165.000 stavo l'ultima volta che l'ho vista. Quarto posto questa qua. E comunque sono scioccato dal fatto che tu ti sei drogata a un casino e c'hai sta memoria matematica, ma com'è possibile? Boh, non lo so. Comunque the winner is... Eh sì, quella per la cazzo. La mozzarellona. Ma quella per la cazzo. No, un applauso più forte, però facciamo sentire, poi facciamo la tua. No, perché su quella ho fatto succedere il panico con i commenti, ho fatto lo scherzo quello lì del trash. Secondo voi erano necessari i commenti, ragazzi? No, oh, ne ho messo uno uguale, ha fatto un terzo dei like, ma... prima ancora di fare sta roba qua, l'ho cancellata, l'ho rimessa con quella caption che c'è scritto come è stato farsi le s***e. Come sapere di essersi fatti le s*** su un uomo? Ok, dopo il prank del trans, quindi l'hai messa? Il giorno del prank del trans, per quello ha fatto tutti quei numeri là, perché ha fatto il panico, ha fatto 15.000 commenti tipo quella foto. Comunque, uno invece dei motivi per cui ti ho voluto qui è stato il tuo modo di affrontare il revenge porn. Cioè, un pezzo di merda ha preso un tuo video dal tuo Dropbox e l'ha messo in rete. Io non so se tu è presente, ma tipo a marzo è successo un bordello con Google, con WhatsApp, non funzionava WhatsApp, Google, niente, tipo c'è stato tipo un blackout di Facebook, Instagram, e io non so come, ma perché io comunque ne capisco pure di, cioè, un pochino di informatica, non mi è arrivato nessun phishing, queste cose qua, perché neanche l'avrei aperto, quindi non so. Mi hanno messo tutto, pure quelle robe che c'avevo su Patreon, hanno fatto il giro di... Cioè, io penso che l'ha visto pure mia nonna, l'ha visto quel video. A me la cosa che mi ha colpito è che tu, per esorcizzare sulla cosa, hai pubblicato un freestyle. E secondo me, da quel momento lì, dal mio punto di vista, sei diventato un simbolo del femminismo di noi millennials. Mi ha colpito molto, ma al di là di questo tuo modo di affrontare questa situazione estrema, cioè, dietro... Cioè, come sei stata? Perché secondo me deve essere... Cioè, diciamo che ci ho fatto il callo un po', ci ho fatto il callo, cioè da quella roba di Suicide Girl. Ma poi pure quando mi sono lasciata col mio ex, che hanno iniziato a distruggermi solo perché mi ero lasciata e basta. Ma cioè, in quei momenti lì tu cosa fai? Ti isoli? No. Beh, prima, magari quando ero più piccola mi facevo prendere al panico. E andavi a cercare notifiche, anch'io quante vedo, no, un po'... Perché ormai ho capito che sui social funziona così, parlano di te per 3 settimane e poi se ne dimenticano. La cosa migliore che puoi fare è non dargli modo di parlare ulteriormente. Quindi o fai qualcosa o stai zitto, però se stai zitto poi finisce che comunque te lo tirano fuori. A me me lo tirano fuori comunque. Però almeno sta roba qua non è che mi possono dire mi sono tirato indietro oppure non c'ho le parole. Anzi, io ti faccio i complimenti, anzi, ragazzi, un applauso per favore. Come hai affrontato questa cosa?
cioè i miei occhi veramente, io prima avevo un'idea di te, invece ti ho rivalutata tanto proprio con questa cosa e ti faccio i complimenti. Grazie. Però io avendo una figlia, mia figlia oggi ha 6 anni, 5 tra poco 6, e comunque crescerà in un mondo, no? Perché quando si parla di revenge porn si dice sempre che non bisogna fare videoporn. Ma uno fa quel cazzo che gli pare, cioè. Ma poi è difficile, penso, che anche se comunque magari è una relazione lunga. Chi è che non lo fa, dai? No, ma poi soprattutto a me mi viene da pensare che più andiamo avanti, comunque dei ragazzi di 12, 13, 14 anni che sono allupatissimi e che hanno un telefono con una telecamera in mano, ci porteranno sempre di più in un mondo pieno di revenge porn. Tu cosa ti sentiresti di dire a una ragazza che subirà revenge porn? Di fregarsene, perché tanto prima o poi smetteranno di parlarne. Cioè, perché tante, magari tante ragazze si suicidano, si fanno complessi, cose di lasciar perdere. La maggior parte della gente che parla è perché c'ha la coda di paglia. Lo sai? Cioè? È una frecciatina a me? No, ti parlo tipo sui social, tipo, che ne so, magari ci sono tipe che ti insultano, perché così fai le foto, magari facciano le foto del culo sul loro profilo, capisci quello che ti voglio dire? Bene. Ascolta, io con Malena già ci sono rimasto male, perché ti dico, io avendo 34 anni sul web ho sempre messo un personaggio e questo format l'ho fatto proprio per uscire da questo mio personaggio e spiegare a mia figlia che c'è differenza. Calcola che io invece sono tipo, io mi contengo su Instagram, magari nella vita reale. Ah, saresti peggio? Quindi non è uguale al tuo personaggio. Non potrei mai mettere quello che dico nella vita reale, perché la gente penserebbe che sono una malata di mente. Beh, secondo me un po' lo pensa dopo questo. Sì. Comunque, sto scherzando. Andiamo a vedere come hanno reagito al prank insieme. Sì, sono tantissimi. Ha fatto 50.000 like in 49 minuti. Io lo lascio, sta cosa qua. Lo posso lasciare? Allora. Aha, voglio un omicidio dei pelati con la tuta della cappa. Io non ho la tuta. Ma me la spieghi sta cosa prima? Non ho niente, quelle sono le cazzate che io dico normalmente, tipo, cioè. Vabbè, andiamo ai tuoi commenti sul tuo prank, va, che sennò qua partiamo un'altra. Per favore, Fish, non entrare in questi circoli. Qualunque cosa tu scelga, ti auguro però buona fortuna. È uno sta. Dai, su, è fake. Madonna, quante risate che mi faccio. Ma quindi, cioè, sono troppo abituati ormai alle stronzate che dici. Eh sì, su che amici stanno scrivendo. E salutiamo Maria De Filippi, tra l'altro, che mi segue. Ciao Maria. Bella. Che c'ha tipo la voce come la mia. Ascolta, Fish. L'ultima domanda che ti chiedo. C'è questo sociologo che si chiama Karl Popper. Karl come? Popper. Che negli anni 90 ha fatto un saggio dove parlava di una patente per la televisione. Perché diceva che chiunque fa televisione ha una responsabilità sociale nei confronti di chi la guarda. Io sto facendo per mia figlia, attraverso voi ospiti, una sorta di patente del web, con dei consigli a seconda degli errori che uno ha fatto. Per esempio, non mandare in chat, se dovesse essere un uomo. Mia figlia credo che non lo manderà, ovviamente. Io l'ho fatto. Vabbè, però tu sei anche trans, eh? Sì. Che consiglio daresti a una ragazzina che si deve approcciare a internet? Se dovessi dirgli una regola di dire, guarda, questa cosa qua non farla. Ovviamente non bisogna emulare qualsiasi cosa che si vede sui social network, perché... La scriviamo così? Sì, cioè, altrimenti è come se uno vede un film dove uno si suicida, si fa suicidare, capisci? Cioè, lì per me il livello comunque di film, musica, Instagram è lo stesso. Sono cazzi da cagare questi social. Fish, non ti alzare. Ok. Io ti ringrazio di essere stata qui a Millennials, una generazione di cavie, e ti chiedo di lasciarci guardando in camera e dicendoci un pensiero intelligente. Grazie. Oh mio Dio, aspetta, mo ci devo pensare però, raga. No, così. Allora, un pensiero intelligente, ma deve essere intelligente o gang? No, dai, che è sta cosa? Boh, raga. Fate il cazzo che vi pare, basta che non fate male agli altri, fate quel cazzo che vi pare. Ci sono?